Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Tutto Rugby. Stasera abbiamo in studio Diego Dorazio, presidente dell'Amatori Napoli Rugby, un professionista, un figlio d'arte, figlio di Raffaele Dorazio, ex terza linea della storica Partenope degli scudetti degli anni 60, il figlio che gioca nell'Under 18, quindi ormai siamo alla terza generazione, un rugbista. Buonasera Diego. Buonasera, buonasera a te. Allora Diego, parlavamo un poco prima della situazione attuale in Campania. Diciamo che l'Amatori per il momento è messa abbastanza bene, sia con le giovanili che con le prime squadre, anche con le donne, tutto sommato, a livello di iscrizione. Forse si parlava prima un po' di rischio abbandono. Sì, in realtà il rischio abbandono c'è sempre, però per fortuna compensato poi dai nuovi arrivi, dalla promozione che facciamo all'interno delle scuole, dai risultati che otteniamo con le varie squadre. L'abbandono è un rischio Che si che fa paga. parte del. Senti, parlavamo prima dei giovani. Cosa abbiamo fatto quest'anno? Cosa c'è in programma? So che siete sempre molto vivi con manifestazioni, tornei. L'ultimo è stato il challenge a dicembre. Che cos'altro abbiamo in programma per questi giovanotti? Allora, innanzitutto oggi l'Amatori, che è una bella realtà nel nostro territorio, può vantare squadre in tutte le categorie, cosa abbastanza difficile al momento riuscire a mettere in piedi con una società di rugby campana, per tutta una serie di problemi. Noi nasciamo, oramai questo è il ventennale della nostra società, nasciamo come una società a vocazione giovanile, cioè noi abbiamo lavorato i primi anni della nostra esistenza solo ed esclusivamente sul mini rugby, sul reclutamento, collaborare alle scuole, per poi poter fidelizzare un gruppo di ragazzi e Abbastanza di. sostanzioso. Assolutamente sì, e soprattutto riuscire a coinvolgere, a appassionare al nostro mondo del rugby i genitori, le persone che conoscono fino a fondo cosa significa giocare e vivere il rugby. In generale, perché non cresce il rugby in Campania? Ne parlavamo prima, però dici tu qualcosa. Non cresce o comunque non si sviluppa come dovrebbe. Allora, Vogliamo sapere la tua, il va. discorso è complesso e complicato e può essere visto da sotto diversi aspetti e punti di vista. A mio avviso, il primo elemento che può far crescere un movimento del rugby, del nostro sport, è la casa, è un campo, è una struttura che accoglie e può far sì che vengano messi in campo, non solo in campo, tutti quelli che sono i valori del rugby: l'aggregazione, il Certo. sostegno, la partecipazione e tant'altro, che non è solo il segreto di giocare. Poi purtroppo il nostro territorio è complicato, perché è brutto da dire, ma lo sport non è più un diritto, non è più un diritto, non è più garantito come purtroppo anche l'istruzione, la sanità. Per riuscire a fare sport in maniera sana e seria, insomma, come vediamo noi, dobbiamo avere delle risorse non solo economiche, che sono fondamentali, ma anche umane, e che poi si ritorna sempre sul discorso: se non ci sono una programmazione delle basi economiche forti, non si riesce a fare sport nel nostro territorio. Certo, per quanto riguarda i grandi, abbiamo i cadetti, i vostri cadetti in C1, voi siete in Serie B. Prospettive, il salto lo facciamo quest'anno con la Serie B o Allora, in Campania, diciamo, avete la vostra importanza, al di fuori siamo ancora un po' indietro. sì, ma siamo indietro relativamente. Noi Siete abbiamo, secondi in classifica, scusami, al sì, in momento. Serie B abbiamo innanzitutto una squadra seniores che a me piace dire che è a chilometro zero, cioè
sono tutti ragazzi cresciuti con noi, soprattutto cresciuti con noi, che vivono il rugby in maniera seria, supportati anche da una squadra cadetta che da 2 anni a questa parte ci sta aiutando tanto anche per rafforzare poi quello che possa essere la squadra seniores, che pure si sta amalgamando come gruppo, sta crescendo e quest'anno sta giocando in C1, per cui va bene. Per la promozione, questo è il terzo anno di Serie B. Noi, primo anno di Serie B, siamo andati a fare la finale con la promozione a Torino. Il secondo anno siamo arrivati secondi e per 2 punti non siamo riusciti a passare in Serie A. Quest'anno non lo so, noi siamo qua, i ragazzi si impegnano in maniera mostruosa perché poi sono ragazzi che lo fanno E tutti per passione. passione, contribuiscono alla vita del club non solo giocando, sono loro che sostengono il club e la struttura. Devo dire che la nostra crescita si è consolidata soprattutto da quando siamo riusciti ad avere la nostra casa, il nostro villaggio, che è diventata un'eccellenza per il rugby nel centro-sud. Ricordiamo il villaggio del rugby, sta a Bagnoli, all'ex Sanato, e dove c'è una bella struttura, insomma un campo fatto bene in erba, la struttura c'è, quindi i ragazzi possono divertirsi, ma soprattutto possono giocare il rugby, quello Precisamente. sano. Bravo. Noi, scusa, Vai, vai, volevo vai, vai. dire, noi dal 2015 siamo riusciti a ottenere la concessione per quest'area. Abbiamo fatto degli investimenti imponenti perché dei pazzi, dei folli, dei cubisti, ex cubisti appassionati hanno deciso di investire in questa struttura. Tutti investimenti privati. Abbiamo riqualificato un territorio che era bellissimo, ma stava per essere abbandonato al degrado. Ci volevano lavori, insomma. Adesso riusciamo a portare 300-400 bambini in quelle scuole la mattina, cioè c'è un'attività viva e costante. È ovvio che da quando abbiamo avuto, ecco, il nostro campo, la nostra clubhouse, il nostro villaggio e tutto quello che c'è attorno, i nostri ragazzi sono stati promossi in Serie B. Il primo anno, il secondo anno in Serie B con lo stupore di tutti in Italia siamo arrivati a farci la finale. Quindi questo è proprio la riprova che il rugby si può fare con Il lavoro fatto bene premia. sì, l'impegno, il lavoro fatto bene, la capacità di essere inclusivi e non esclusivi, Certo, perché certo. se dobbiamo, nonostante la nostra regione può vantare anche una bella tradizione del passato, con degli scudetti, con delle cose, la cultura rugbistica è stata un po' travisata, a mio avviso, negli ultimi decenni, Sì. per cui si tendeva a essere, ecco, esclusivi perché il rugby è portatore di certi valori importanti, valori sani, aggregazione, rispetto, regole. E molte volte non si riusciva a trasmettere nel territorio quindi potevano Questi essere le nostre messaggi. capacità. Tra i vostri ragazzi, tra i giovanissimi, abbiamo Fusco, che è un giovanissimo, debuttato ai mondiali, è tra i 31 convocati del Sei Nazioni, sicuramente giocherà, è soddisfazione. Viene da Napoli, viene dalla Campania, Allora, quindi è una doppia soddisfazione, soddisfazione. è un orgoglio soprattutto. Però devo dire che noi, nonostante rispetto a società più blasonate del nord, che hanno numeri altissimi, ma noi come anche il Benevento, con i nostri numeri, con la nostra capacità, riusciamo a tirar fuori proporzionalmente dei giocatori di alto livello, che poi non riescono a esprimersi per tutta una serie di motivi, purtroppo perché il territorio è condizionato. Ma non è solo Fusco che ovviamente sì, sta giocando nelle nazionali under 20 Accademia. quasi costantemente, è un ragazzo dell'Accademia, ha fatto il Sei Nazioni l'anno scorso, ha giocato ai mondiali, ha anche segnato, adesso insomma, ma come lui noi abbiamo tanti altri ragazzi che potrebbero esplodere, ma non riescono perché
è complicato in un territorio come il nostro, dove purtroppo i numeri sono ancora troppo bassi rispetto alle società Al europee. resto, va. Abbiamo nominato 6 nazioni. Secondo te dovremmo, io penso che l'Italia quest'anno potrebbe farci vedere qualcosa di buono, quantomeno sventare il famoso cucchiaio di legno, insomma, una o due vittorie potrebbero essere alla nostra portata. Tu che pensi? È un problema più tecnico riferito ai reparti o secondo te è un problema dei 15 abbastanza giovani, ancora inesperti? Guarda, Dici un po' la tua. io penso che noi italiani, per una serie di motivi, dobbiamo abituarci a fare i miracoli. Perché adesso abbiamo un gruppo della nazionale, un gruppo giovane, c'è stata un po' una rivoluzione, ma ecco, un po' quello che poi è il nostro territorio a livello nazionale. A livello internazionale, noi italiani ci confrontiamo con realtà che stanno anni luce più avanti di noi. Se vogliamo parlare soltanto in termini di investimenti che fanno i club dei campionati, Certo. le prime 10 squadre del campionato francese investono, mi sembra che hanno bilanci che vanno oltre i 4-5 milioni di euro, Eh quando sì. A noi in Italia abbiamo due franchigie che neanche riescono a portare un bilancio coprire. di 3 milioni di euro. Per cui quello che riusciamo a esprimere, secondo me, adesso è già tantissimo. L'Italia ha Sì, bisogno delle sicuramente. sei nazioni, il sei nazioni ha bisogno dell'Italia, secondo me, perché l'Italia è un paese che si presta a ospitare, si presta a tante altre cose, per cui speriamo che questi concetti possano essere di motivazione per il pubblico andare a vedere le partite in Italia, e per i ragazzi a dare il 110% in campo. Discorso femminile, voi avete l'under 16, avete anche la 14 femminile, se non sbaglio. Noi, il Queste discorso ragazze. femminile a me piace tanto, perché nonostante tutti i retaggi che ci possono essere rispetto al rugby femminile, che non esistono, secondo me. Avere in un club una componente femminile è fondamentale ed importantissimo. Innanzitutto perché le ragazze aiutano alla crescita, alla vita del club, si impegnano in maniera Forse anche più forte. degli Sì, uomini sotto per certi certi aspetti, aspetti. perfetto, sì, ti aiutano tantissimo, le trovi, fanno tanto. Noi abbiamo l'under 14, l'under 16, anche l'under 18 e i seniores, quindi So che nei vari campionati siamo. si stanno comportando abbastanza Sì, 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 bene. sì, sì, Ascolta, ultima cosa, siamo quasi in chiusura. Universiadi si fanno a Napoli, non si sì. Sì. faranno. All'Universiadi ci dobbiamo Sarebbe credere. una bella cosa, Ci sarebbe. dobbiamo credere, dobbiamo affidarci ai nostri amministratori. Io devo avere fiducia in loro. Le cose si stanno facendo. Noi abbiamo chiuso un protocollo d'intesa per cui il nostro villaggio sarà sede dell'università per il rugby. Ottimo. Per cui mo bisogna aspettare, il tempo è poco, pochissimo, bisogna Un po' si darsi parte. da fare. L'unica cosa che posso dire per quanto riguarda noi e il rugby, noi siamo pronti, siamo qui. Aspettiamo che arrivi agosto per l'evento. D'accordo. Allora, ringraziamo Diego, un in No, bocca al sono io che lupo. ringrazio a voi, perché è un'opportunità. Parlare di rugby fa bene, perché noi dobbiamo riuscire a diffondere quella che è la cultura del nostro sport, che è importantissimo, Certo. e i suoi valori. Buonasera a tutti. Buonasera.